tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video unboxing di Diamond Painting. In teoria non ne sono sicurissima perché hanno fatto una spedizione combinata, per cui sapete che il numero di tracciamento cambia e l'hanno coperto con un'altra etichetta, non riesco a leggerlo. In teoria è un ordine che ho fatto su AliExpress da VK Tech, comunque lo leggete qui insomma nel titolo del video, di DP e Special, però non ne sono sicurissima, per cui vado un attimo a scartarlo. Mi sa che sono loro, sì. Ha fatto 3 pacchetti, vabbè, è l'unico dove ho preso 3 Diamond Painting, quindi sì, insomma l'ordine è questo. In totale li ho pagati 9 euro in totale, quindi 3 euro insomma a DP. Vado a scartarli. Qui devo ringraziare tantissimo una mia cara amica Elisa, questi qua sono colpa sua, quindi io non ho responsabilità su questi ordini, assolutamente, è stata lei a portarmi in tentazione. Sono quegli ordini notturni che tutti quanti facciamo, lo so che li fate anche voi, e mi ha fatto vedere un DP, mi ha dato il link, ho detto no vabbè, ma sono bellissimi questi, devo averli anch'io, e ne ho ordinati 3, sarebbero stati da prendere tutti, ve lo dico, uno più bello dell'altro. Sono parziali, special in teoria almeno. Ora volevo aprire tutti quanti i pacchettini, non so perché mi ha fatto 3 pacchetti, vabbè, se ce la faccio, se ultimamente faccio fatica ad aprire i pacchi, sto perdendo il mio tocco. Questi qua tra l'altro non ci hanno neanche messo tanto ad arrivare perché avevano la spedizione combinata con altre cose, se no avevano la spedizione gratuita e sarebbero arrivati tra 2 mesi, altri 2 mesi dico, ci hanno messo un po' 3 settimane più o meno ad arrivare, all'incirca quel tempo lì insomma. Eccoli qua. Non perdo ulteriore tempo, vado direttamente a mostrarveli. Peccato che li pieghino sempre, i parziali special, dopo queste pieghe non vanno mai via. No, ma guardate però la bellezza. Come facevo a non prenderlo sto DP? Era ovvio Elisa che l'avrei ordinato. Questo come gli altri, che colpa tua. Allora, questo qua è il primo, mini rosa. Qua ci sono ovviamente i diamantini e il kit, non l'ho neanche guardato di striscio il kit perché sono troppo curiosa di vedere i DP. Ecco, magari i diamantini li tengo vicini giusto per non confonderli, il kit vabbè insomma è il solito, gente, pennina, vabbè ciao, insomma adesso non ci interessa. Sono troppo curiosa sul serio, non vedevo l'ora di girare questo video, mi sono arrivati ancora un paio di giorni fa ma non potevo girarlo e non avevo tempo, in più c'era un tempo orribile, proprio meteorologico, per cui una luce orribile, ho provato anche con le luci artificiali ma niente, quindi ho dovuto aspettare. Ciao kit, questi diamantini li mettiamo qua, questo è il secondo, no ma sono stupendi, questo si farà in mezz'ora, ma farla grande mezz'ora tra l'altro, però cioè, è bellissimo. Qua le pieghe sono già meglio, non sono le peggiori che ho visto, per carità, questo qua forse anche stendendolo al massimo una stirata a bassa temperatura al contrario, se proprio avete paura metteteci, non so, uno strofinaccio o qualcosa insomma di mezzo, però io lo stiro anche direttamente qui, per dirvi la verità, ma sapete che io sono sempre una barbara su queste cose, quindi non sono mai da prendere da esempio. E secondo me vanno via comunque queste ondine qua, perché non sono niente di che, mi ero preoccupata per niente. No, sarebbe stato un peccato, è troppo bellissimo. E dopo ve li avvicino anche, però voglio vederli tutti prima. Alla fine ho preso quello sul giallo. No, ma dovete andare a vedere il link, cioè dovete, questo dovete, anche perché costano una cretinata, insomma 3 euro si può fare. Dovete prenderne, cioè sono bellissimi, non dico da questo venditore in particolare, anche se ce l'ha qualcun altro fa lo stesso, ma guardate che immagine, cioè bellissima. Ma sì, io mi sono innamorata di questi DP, non vedo l'ora di farli, inizio ad avvicinarveli anche. Allora, questo è parziale, lo dico per chi è neofita, parziale vuol dire che non devo mettere diamantini su tutta quanta la tela ma solo su una parte. E è inoltre anche uno special shape, vuol dire che hai diamantini di dimensioni, di forme differenti. Ovviamente qua sono tutti quanti uguali, sono dentro, magari quelli, sì, sono dentro. Prendo, aspettate, questo qua l'avevo visto, eccoli qua. Ah sì, vedono già subito, dopo ve li mostro più da vicino. Vedete che sono delle goccine, cerchietti, insomma molto grandi. Questo qua vuol dire special shape. Allora, vediamo questo qua da vicino.
La tela è quella classica, non è quella morbidosa, carina, brillantinata, no, quella normale. Eccolo qui, quindi ci sono da mettere sia dei mantini rotondi di dimensione standard, sia quelli lì grandi, 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 che sono bianchi, sì, ho visto giusto, ce ne sono anche arancioni. Bene, ora che li ho visti sono già più tranquilla, troppo curiosa, lo so che l'ho detto mille volte, ma veramente, belli, 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 belli. Ecco qua i diamantini. Allora abbiamo, ah ma qua proprio un tributo di diamantini strani, perché ci sono anche questi qua che si chiamano Pebble Round, cioè sono diamantini di effetto Swarovski, lo chiamiamo nel gruppo. In pratica semitrasparenti, non sono di resina, quella classica insomma degli altri diamantini. Quindi sono i pebble di vari colori, anche di qua altre tonalità. Mi metto un po' vicino. Viola, verdino. Ci sono anche gli Aurora Borealis, c'è cioè questo DP più completo che ho mai visto. Aurora Borealis sono un altro tipo ancora di diamantini, questi sono iridescenti, una volta era rarissimo trovarli, perché li produceva soltanto un'azienda americana, tra l'altro sono molto piccoli, vabbè. E li produceva soltanto un'azienda americana, poi sono arrivati anche su AliExpress, ormai da un paio d'anni si trovano, sì, no, nell'ultimo anno si trovano più facilmente, e addirittura li vendono anche quadrati, questo negli ultimi 6 mesi più o meno li avrò visti. Molto belli, molto particolari vi dirò, non è che se vedete Aurora Borealis, oh no lo voglio, no attenzione, i DP vanno comunque presi con il tipo di diamanti che più li esalta. Non è che solo perché un DP ha gli Aurora Borealis, allora è bellissimo, assolutamente no, o almeno mia opinione, però no, ci sono DP in cui gli Aurora Borealis ci stanno malissimo, bisogna un po' vedere le tonalità perché non ci sono di tutti quanti i colori gli Aurora e quindi ci sono pochissime tonalità, hanno un effetto molto particolare, si vede che staccano molto rispetto ai diamanti classici, insomma bisogna un po' sceglierli i DP, vi dirò la verità. Detto questo, torniamo a noi. Diamantini quindi con forme particolari, ci sono quelli lì grandi arancioni, bianchi, che hanno anche un disegnino tipo in rilievo, non so, tipo una stellina, e questi qua perlati, con le perline, molto carini, belli, belli, belli. Sapete la mia passione di fare gli special nelle giornate un po' così, perché ti danno un po', sì, soddisfazione nell'immediato senza dover aspettare di fare un DP classico grande, perché mi piacciono sempre. Bellissimo. Passiamo al secondo. Quindi questa qua è la tela. Sono, ah non ve l'ho neanche detto, beh, che c'è scritto 30x40. Secondo me 30 è la tela totale. Sì, direi di sì. E il disegno è un pochino più piccolo. Vabbè, da vicino ve lo mostro, ma alla fine è come l'altro. Quindi ci sono diamanti di diverse forme, dimensioni, colori, eccetera. Vediamo un po' i diamantini, se c'è qualcosa di diverso. Sì, vedendo così, sì. Allora, ci sono queste mega gocce argentate. Poi, altre gocce verdi. Le perle che c'erano anche prima, non so se sono proprio uguali, ma sono abbastanza simili. Gialle, come quelle che c'erano arancioni nell'altro. Blu, sempre grandissime. E poi quelli più piccolini. Quindi abbiamo Pebble Round Aurora Borealis, Pebble Round argentati, sì, e Pebble Round azzurrini, belli. Belli, belli, belli. Rimango della mia opinione che questi Aurora Borealis sono molto più piccoli, eh? Sì, sì, decisamente sono più piccoli rispetto ai Pebble Round e ai classici Round. Ormai so che sono decimi di millimetro, ma negli anni non si fa l'occhio sui diamantini, vi assicuro che sono più piccoli del normale.
Allora, arriviamo al terzo, che mi sembra sia stato anche il primo che ho scelto. Ho messo e tolto dal carrello 50 volte i prodotti perché volevo prenderli tutti. Poi alla fine ho cercato di prenderli di tonalità diverse, perché ne stavo comprando due, tre, tutti molto simili. Perché ho detto, no dai, prendiamoli di colori diversi, così un po' diversificato. Quindi questo qua è l'altro di P. Vicino, beh, è come gli altri, quindi sempre diamantini di diverse forme e dimensioni. Si fa un'oretta questo, ci vuole un pochino di più rispetto all'altro, secondo me. Ci sono più diamantini qua. Vediamo, più che altro sono più diamantini piccoli, mentre quell'altro ce ne aveva pochi di piccoli e molti di grandi, quindi per i grandi ovviamente ci si mette meno. Andiamo a vedere. Allora, ci sono cose diverse qui, goccine di colori differenti, quindi gialline, violetta, cerchetti, sempre colori differenti, altri rotondi grandi e poi di nuovo i pebble round, aurora borealis, non so se riuscite ad aprire, vedete che sono più piccoli, ma questa è proprio clamorosa come differenza. Qua secondo me si apprezza anche così a video, che sono proprio molto diversi. E altri pebble. In altri casi invece la differenza è più piccola, però un occhio allenato si accorge quando ci sono diamantini più grandi oppure diamantini più piccoli. Beh, allora, che dire, sono super soddisfatta. E non ho neanche controllato se ci sono tutte quante le bustine, sinceramente, perché degli special non ho mai avuto manchi in vita mia. E in più sono tutte quante legate e sono kit che non vengono prodotti dal venditore. Questi qua c'è un produttore, ovviamente c'è, ma poi distribuisce a diversi venditori. Infatti quel venditore da cui ho acquistato io non l'avevo mai sentito, sinceramente. Sarà un rivenditore di qualcun altro. E sono tutti quanti uguali, per questo vi dico, prenderlo da uno, prenderlo da un altro, gli special non cambia niente, perché tanto arrivano sempre dalla stessa fabbrica, vengono venduti da store diversi, ma è sempre quello il prodotto. E qualora ci fossero manchi, ho sentito insomma che a qualcuno ne sono mancati, diventa un po' problematico avendo queste forme particolari, quindi o ne avete nella vostra scorta di un po' simili, oppure provate a chiedere nel gruppo mercatino Diamond Painting Italia, vi lascio il link anche qui sotto nell'info box, e provate a chiedere se qualcuno ne ha da inviarvi uno degli altri iscritti insomma Diamond Painting Italia, perché diventa un po' problematico. Ovviamente chiedete prima al venditore, perché spesso insomma capita che i venditori in caso rimandino completamente anche tutto quanto il kit, perché non hanno i diamantini sfusi di queste forme particolari, e poi perché, come vi dicevo, sono tutti rivenditori e acquistano il prodotto fatto e finito da un altro, quindi non hanno insomma diamantini sfusi da mandarvi, rimandano in caso tutto quanto. Va bene, quindi detto questo, vi ricordo di iscrivervi a Diamond Painting Italia, visto che l'ho tirato in ballo. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, e fatemi anche sapere nei commenti se amate anche voi fare gli special ogni tanto, giusto per staccare dai dipinti classici. Va bene, buon Diamond Painting a tutti e alla prossima. Ciao!